Io sostanzialmente mi sono divertito da morire a mettere a confronto Bettina e Valerio, da questo punto di vista. Valerio parla per citazione. Bettina lo guarda come se fosse un povero idiota. E a volte questa è una cosa che la cultura, intesa come nozionismo, in qualche modo ci porta a fare questa figura. Cioè, molto spesso, a forza di fare citazioni su citazioni per far vedere come dotto e ha letto, queste citazioni non sono mai adatte al momento in cui uno le fa e alle persone comuni che hanno senso comune, che quindi hanno perfettamente la consapevolezza di quello che sta succedendo, sembra una sciocchezza. E Bettina, che è l'esempio classico, Bettina guarda i fotoromanzi, che voi giustamente non avete manco idea di che cosa siano, ma che negli anni 70 c'erano e come, no? Lei Romero, il grande mio guarda i cicli di fotoromanzi perché stanno le figure e non deve leggere, appena legge sa tutto, istantaneamente, al volo. Invece per primi c'è una battaglia costante, quindi mettere Alfa e Omega a confronto è stato divertente. Lei ha ragione, in realtà c'è anche un'accusa di poca praticità dello studio delle lingue. E il povero Valerio rimane isolato, impuntato su questa prima frase di questo nuovo romanzo che il perfido Andrea ha preso da Vipera, che è un mio romanzo, quindi lui ha messo proprio la prima frase di questo mio romanzo perché io capissi quanto è inutile il tuo testo che ho scritto dopo, praticamente, e ci siamo divertiti da morire su questo, quindi lei ha ragione. È proprio lo studio delle lettere e quanto separi poi alla fine, quanto sia valido soltanto se concretamente inteso. È stato un mio feroce divertimento, nel senso che non ho mai conosciuto due persone che abbiano lo stesso criterio di esposizione dei propri libri. Questa è una piccola fissazione per chi ha dei libri. Che non siamo poi tantissimi, una piccola società segreta, quella dei lettori, che si serve proprio i libri, ognuno nella sua pazza maniera, che non è quella delle biblioteche, che non è quella, ma ognuno di noi. La tua quale Quindi lui fa, io ce li ho per amore che porto. Cioè, io, per esempio, non ho una libreria abbastanza vasta nella quale non c'è nemmeno un mio libro, nonostante abbia scritto 34 romanzi. Non c'è nemmeno uno perché non ho mai scritto un libro che io ritenga degno di stare insieme agli altri libri che io amo lo scrittore. E detto da uno che li dovrebbe leggere, è una cosa abbastanza. Quindi io ce li ho per amore. Cioè, quelli vicino al dove siedo per lavorare, quelli che amo di più. E man mano quelli che vado amando sempre tantissimo, ma tanto da tenerli, ma un po' meno. Quindi ho una parte di librerie, noi diciamo a Napoli, intofata, che significa molto piena, eccetera, eccetera, e man mano si dirada, però adesso è piena anche da quell'altra parte, quindi devo cominciare a ridistribuire. Ma i libri parlano come le persone che non ci sono più, scusate. Allora, rispondo 3 di 30.000. Allora, L'amore, tempi del colera, Il conte di Montecristo, L'ombra dello scorpione, insieme a te. Ma i libri parlano come possono parlare le persone? Abbiamo cominciato con Molto, due, i libri che parlano, quando molto di lavori, più, molto meglio. ovviamente. Il lettore, contrariamente allo spettatore, è uno che lavora. Lo diceva Leonardo Sciascia, che un film, se non lo vede nessuno, è lo stesso film. Un libro, se non lo legge nessuno, non è mai esistito. Il lettore tira le linee, lo scrittore mette i puntini. Quindi è una società tra lo scrittore e il lettore. Ecco quello che rende la lettura, e lo dico qui, nel posto sbagliato probabilmente, ma quello che rende la lettura un'esperienza unica di realtà virtuale. È vero. Alessandro, vorrei che tu la mia disposizione di te è fatta infatti diversa anche dalla tua. Io ho da una parte i libri obbligati, perché io da quando avevo 10 anni ho avuto un padre
che tutte le settimane mi obbligava a leggere un libro e a farne il riassuntino. Ma tutti quelli del riassuntino li ho messi dalla parte e guarda caso sono i libri più importanti della storia. E poi dall'altra parte ci ho messo i libri che mi sono comprato in mia sponte, dei quali non ho fatto il riassuntino.